Привет! Это онлайн-школа итальянского Lingo. Я Оля. Сегодня у нас будет очень вкусное видео. Сегодня поговорим о пасте. Это будет самый простой рецепт итальянской пасты. Справится даже тот, кто умеет готовить только бутерброды. Сейчас шеф-повар Лука расскажет, что нужно делать. Подготовим ингредиенты. Спагетти, здесь все понятно без перевода, 400 грамм. Спикериальо, зубчики чеснока, 5 штук. Пепперончино россо пиканте, красный острый перец, 4 штуки. Олио д'олива экстравергене, оливковое масло холодного отжима. Итальянцы настаивают именно такое. Сале, соль. Как видите, ингредиентов совсем мало. Ну что, давайте смотреть. Три ингредиенти principali, poi c'è anche la pasta, aglio e olio e peperoncino. E questa qui, secondo me, è una delle tante ricette del genio italiano, perché noi riusciamo a fare con pochissime cose delle ricette che sono assolutamente squisite. E non è nazionalismo qui, perché è vero, questo, noi veramente siamo capaci con pochissimo di fare delle ricette spettacolari. E questa è una ricetta spettacolare, aglio, olio e peperoncino. Allora, cominciamo. Aglio. Ovviamente ne mettete quanto ve ne pare e nella forma che vi pare. Io conosco persone che lo usano solamente per insaporire l'olio, poi lo tolgono perché gli dà fastidio avere i pezzettini di aglio. Ma insomma, ognuno poi nella cucina fa quello che vuole. Vi do i miei rapporti, faccio un paio di porzioni, uno spicchio a testa e uno di riserva, quindi tre spicchi, e con il peperoncino invece ne metterò uno a testa, due peperoncini, però ovviamente queste sono le mie misure, voi fate come volete. In questo caso sto utilizzando dei peperoncini freschi, ma se ce l'avete secco va bene ugualmente, anche perché quello fresco si trova solamente in un periodo dell'anno. Affetto il peperoncino. E metto tutto in padella. Padella fredda e non c'è niente. E vado a mettere l'olio. Tra l'altro questo è olio nuovo, è bellissimo. E accendo il fuoco. Non è che è un segreto da sceffone o chissà quale alchimia. È una cosa molto semplice. Detesto profondamente l'aglio che si brucia e si brucia alla velocità della luce in questo caso qui, quindi che cosa faccio? Siccome a me serve che rilasci il sapore nell'olio, lo faccio partire dal freddo, così in pochi minuti assorbirà lentamente, quindi appena prende calore spengo direttamente. A questo punto si va a mettere la pasta, acqua che bolle, sale e metto gli spaghetti. La pasta sceglietela voi, spaghetti, spaghettoni, bavette. In questo caso qui, devo dire la verità, è preferibile sempre la pasta lunga. Non so quale sia realmente il motivo, però la pasta lunga ci sta meglio. Lasciate sfrigolare per 30 secondi, 40 secondi al massimo, e poi spengete, perché l'olio è già bello caldo e tirerà fuori tutto il sapore dal peperoncino e dall'aglio. Siamo quasi al termine della cottura degli spaghetti. Ho riacceso la padella, ho riacceso il fuoco sotto la padella e ci vado a mettere un po' di acqua di cottura. Questa acqua di cottura qui mi servirà per terminare la cottura, ma mi permetterà anche di avere un pochino di emulsione, un pochino più, un po' più cremosa. Ho detto un pochino 12.000 volte. Guardate l'effetto dell'acqua e dell'olio, vedete, si sta creando una sorta di emulsione, no? Se avessi un barattolo e potessi farlo con un barattolo, lo farei con un barattolo, e questo è l'effetto. E ovviamente crea maggiore viscosità e si attacca meglio alla pasta. E anche qui non c'è nessun segreto, è una cosa abbastanza semplice da fare e non è che bisogna avere attrezzature o capacità incredibile per farlo, anzi, però dà soddisfazione, vedete? L'importante per me è essenziale,
nell'aglio e olio è che l'aglio non sia assolutamente bruciato, altrimenti proprio sento anche se c'è un pezzettino leggermente bruciato e proprio mi infastidisce profondamente. Ok, prendiamo gli spaghetti e li finiamo di cuocere in questo meraviglioso sughetto. Sposto anche su una fiamma un pochino più brillante e faccio amalgamare tutto bene. Aggiungo un altro pochino di acqua. Considerate, l'ho tolta quasi 3 minuti prima del termine della cottura, quindi ha proprio necessità ora di finire di cuocersi. Aglio e olio si presta, secondo me, a migliaia di variazioni. Questa è, diciamo, la ricetta base. Aglio, olio e peperoncino. E pasta, ovviamente. Io tante altre volte la faccio in modi diversi. Per Cookaround, anni fa, la feci aggiungendo il pane tostato e anche il parmigiano, ma tante volte a casa la faccio anche senza magari peperoncino, solo aglio e ci metto il parmigiano. Si può fare in mille modi diversi. La verità è che questa qui è una pasta saporitissima, a chi gli piacciono i sapori, e da fare poi all'ultimo momento. Il tempo che si cuoce la pasta si riesce a fare questo condimento. Anche se gli ingredienti sono veramente pochi, comunque se volete la lista degli ingredienti, anche col procedimento della ricetta, andate su Casa Pappagallo, casapappagallo.it. E ora si serve. Si stava disquisendo qui se fare il nido, quindi fare un impiattamento particolarmente, oppure metterla così. E realmente Marco ha detto: ma è che aglio e olio che si fa il nido? Ma c'ha ragione, infatti. Si mette così, come si fa normalmente a casa. Una bella pinzata, ta-ta-ta. E ora ci vuole l'assaggio. Vi confesso una cosa, ho pensato, ma questa è la mia malattia nei confronti del pepe. Ma una gelatina di pepe in questo caso non c'entra assolutamente niente. Ma io per il pepe ho una predilezione incredibile. Vediamo un po'. Come sarà mai questa pasta grondante di olio? Vediamo un po'. È vero, che ci sono sughi che ci vogliono ore, e la soddisfazione di passare ore nel farle, e le cose particolari, oppure gli ingredienti, guardate le goccioline, così preziosi e tutto. Questi sono due ingredienti? Incredibilmente buoni. Oh. Alla prossima! Не знаю, как вы, а я уже спешу домой, чтобы быстрее начать готовить. Надеюсь, вы тоже. Пишите в комментариях, как получилось. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». На сегодня все. А престо!